Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro sulle frontiere della biologia. Io sono Antonino Cattaneo, sono professore di neurobiologia alla Scuola Normale e ho la professoressa Giuseppina Barsacchi, che è l'organizzatrice di questi incontri per la parte dell'Accademia dei Lincei. Come sapete, questi sono incontri tra l'Accademia dei Lincei e la Scuola Normale per la scuola, e Giuseppina Barsacchi non è potuta venire per problemi risolti, ma insomma problemi di salute, e mi ha pregato di portarvi il suo caloroso saluto, il suo benvenuto da parte suo personale, da parte dell'Accademia dei Lincei che la professoressa Barsacchi rappresenta. E per quello che mi riguarda, io vi porto il saluto e il benvenuto della Scuola Normale. E come sapete, la Scuola Normale è molto attenta e molto interessata a coltivare i rapporti con la scuola, sia sul fronte dei ragazzi con i corsi di orientamento che ogni anno la Scuola Normale organizza, ma anche nei confronti degli insegnanti, perché noi sappiamo che dietro ognuno dei nostri allievi, ognuno dei ragazzi bravi che sono nell'università, c'è sempre uno o più insegnanti che hanno trasmesso l'entusiasmo, la voglia di studiare, l'interesse, la curiosità. Quindi questo è l'investimento migliore che come istituzione noi possiamo fare per dare il nostro contributo al miglioramento di questo nostro paese. E senza lasciare altro tempo, mi fa piacere introdurre il coordinatore di questo corso sull'epigenetica, Federico Cremisi, che è professore anche lui alla Scuola Normale. E vi voglio solo dire che l'incontro di oggi, come di consueto, sarà organizzato dalla lezione del primo relatore, che verrà introdotto da Federico, e poi ci sarà un coffee break che avrà luogo qui dietro l'angolo, vi faremo vedere, e successivamente ci sarà una discussione libera con gli insegnanti che sarà moderata da Federico Cremisi e dalla professoressa Luciana Dente dell'Università di Pisa, che ringrazio per questo. Federico, grazie. Grazie mille Antonino. In introduzione vedrete che arriveremo presto alla parte più importante, che è la lezione del professor Augei. Allora, grazie di essere venuti qui, e io spero veramente che possiamo in qualche modo dare un contributo al vostro lavoro, che è fondamentale secondo me, secondo il mio modo di vedere. Quindi questo ciclo, che è stato voluto e curato da Giuseppina Barsacchi, che anch'io saluto e che presto e che dalla prossima volta penso sarà qui, si basa sull'epigenetica. Perché l'epigenetica? Lo sviluppo embrionale di un organismo, il suo funzionamento, probabilmente anche il suo invecchiamento, sono processi biologici di natura squisitamente epigenetica. I risultati ottenuti da Yamanaka e John Gordon, e che hanno valso loro il premio Nobel nel 2012, sono la dimostrazione diretta di questo assunto, cioè, con alcune piccole eccezioni, i geni del genoma di tutte le nostre cellule, di tutte le cellule dei metazoi, sono costanti, il genoma è costante. Quello che cambia nell'embrione, oppure in diversi tessuti o diversi momenti del funzionamento di un organo, è quello che cambia, è quello che sta sul DNA, sul genoma. Ad esempio, la possibilità dove se ne va a stare una molecola di RNA polimerasi, per esempio su un gene, sul DNA di un gene anziché sul DNA di un altro gene, per controllarne la trascrizione. È epigenetico anche il meccanismo con cui certe proteine della cromatina decidono se una parte del cromosoma, quindi proprio il DNA di quel gene, può essere accessibile alla molecola di RNA polimerasi oppure no. E poi sono epigenetici anche i processi che, ad esempio, regolano la traduzione degli RNA poi. E ci sono degli RNA non codificanti che appunto non codificano per proteine, ma hanno la funzione di regolare la traduzione di un RNA messaggero, e quindi l'espressione di un gene anziché di un altro. Tutto ciò è epigenetico, e negli ultimi anni conosciamo sempre più meccanismi di questo tipo in grado di regolare
il funzionamento dei nostri diversi 25.000 geni in cellule, tessuti e momenti diversi del nostro sviluppo. Ora, da qui partiamo proprio dal primo fenomeno epigenetico, la regolazione della trascrizione. E qui abbiamo un esperto, senz'altro, il professor Giovanni Raugei, che è professore di biologia molecolare al Dipartimento di Scienze Biomediche La Corcio, un po' di Firenze, che si è laureato nel 1978 proprio con una tesi di genetica dei microrganismi, dico bene, ma subito ha scelto di andare a fare il biologo molecolare in Germania, prima al Max Planck Institute di Berlino e successivamente ad Heidelberg, nell'allora nascente Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, dove ha isolato uno dei primi a isolare geni, geni tessuto specifici, quindi epatospecifici. Ed è lì che penso sia diventato biologo molecolare assieme a Riccardo Cortese, e quindi ha imparato appunto il mestiere dei biologi molecolari, cioè quello di riuscire a isolare geni, manipolarli, reintrodurli in cellule per capire come un gene funziona. E poi successivamente, dopo questa lunga parentesi tedesca, il professor Roger è tornato in Italia, prima al centro Sclavo di Siena, e infine dal 1992 è approdato all'Università di Firenze, dove è diventato prima professore associato e poi ordinario, e dove ha focalizzato la sua attenzione verso una classe specifica di enzimi, di proteine e tirosina fosfatasi, in questi ultimi anni anche sta continuando questo lavoro, occupandosi soprattutto di una forma a basso peso molecolare di proteine tirosina fosfatasi implicata nella formazione di vari tumori umani. Ma non è qui, penso, per andare così in dettaglio. Invece, grazie alla sua enorme esperienza accumulata in questi anni, per introdurci alla prima parte del programma, che riguarda proprio come una cellula decide di trascrivere certi geni anziché altri, e quindi il controllo della trascrizione. Lascio la parola al professor Augei. Noccio questo. Grazie. Ringrazio molto per la presentazione, ringrazio anche gli organizzatori di questo corso che mi hanno invitato in questa che è una mia prima esperienza di questo tipo, un'esperienza che è effettivamente molto lunga per quanto riguarda l'insegnamento nell'università, davanti a classi di studenti, un po' meno per tipi di interventi come questo. Io, la mia speranza è di avergli dato un taglio giusto. Comunque questa è una lezione molto interattiva, un intervento molto interattivo, per cui chiunque voglia in qualsiasi momento interrompere lo faccia, anche se siamo in un posto così solenne, insomma non importa, io non lo sono affatto. E ecco, vorrei aprire prima di cominciare, di entrare negli argomenti, vorrei però, mi farebbe piacere iniziare questo seminario con un ricordo, è la prima volta che lo ricordo, che è il mio professore di scienze del liceo, che era un famoso docente, si chiamava Umberto Zingoni, e lavorava a Firenze. Chi fosse di Firenze è probabile che lo conosca, ha insegnato fino alla fine degli anni 80, e io ero al liceo negli anni 70, alla fine degli anni 70, e per me è stato veramente qualcuno, diciamo, distingue fra insegnanti e maestri. Ecco, lui certamente è stato un maestro, e sicuramente se sono qui oggi è anche colpa sua, insomma, perché veramente era appassionato. Lui era di professione, di fatto era un fisiologo, un ornitologo per hobby, e lo faceva con passione. Si vedeva, insomma, si apprezzava, tant'è vero la classe, che era una classe assolutamente indisciplinata, di veri delinquenti, siamo negli anni 70, con lui diventavano docilissimi e molto interessati. E era la passione, quello che... E io oggi devo dire, nonostante sia 25 anni che insegno all'università, mi posso ritenere fortunato che tutti gli anni, quando comincio i vari corsi che faccio,
mi sento nascere dentro lo stesso entusiasmo, poi ci sono gli incidenti di percorso, però insomma tutto sommato mi piace, per cui questo lo ritengo una grande fortuna e spero che sia così anche con voi, come diceva prima il professor Cattaneo, cioè anche voi fate un mestiere molto molto importante, perché dovete proprio preparare, aiutare questi ragazzi a fare la scelta giusta, perché poi una volta arrivata all'università uno fa una scelta e semmai non ritorna facilmente indietro, per cui è fondamentale che siano anche guidati. Allora, dunque, la struttura di questo corso appunto vede questi vari argomenti, dove io farò una lezione un po', come dire, più introduttiva rispetto alle altre, nel senso che la regolazione della trascrizione è un po' quello che viene prima, cioè sono dei meccanismi che servono, che poi vengono a loro volta regolati da quello che è le modificazioni, per esempio, degli stoni o della cromatina, o come appunto questi RNA, questo non serve a nulla, RNA non codificanti, anche questi estremamente importanti nella regolazione dell'espressione genica. Io ho preparato questo primo schema in cui l'avevo diviso in queste due maniere, poi si potrebbe dividere in tante altre maniere, ecco, come diceva prima il collega che ha messo un po' tutto insieme, secondo me in maniera totalmente corretta. Io ho fatto questa distinzione fra regolazione di tipo classico, per dire che la regolazione di cui parlerò oggi, che si tratterà soprattutto di quello che sono le interazioni tra elementi, per cui elementi, quando si dice elementi vuol dire sequenze sul DNA, sequenze sul promotore, che interagiscono con dei fattori specifici. Un elemento da sé non serve a niente se non viene riconosciuto da un fattore che invece è una proteina. Ecco, questa è la visione classica, dove classica intendo dire che 20-25 anni fa probabilmente si pensava che il discorso finisse lì, ci fosse da capire bene come funzionava, ma che l'argomento fosse questo, un'interazione fra fattori e elementi, e con questo si spiegava tutto, o quasi. Oggi sappiamo che non è così, questo discorso rimane certamente vero, ma sicuramente oggi sappiamo che è un discorso molto più ampio, e è un discorso che in buona parte, perché poi non lo sappiamo mai, abbiamo sempre delle sorprese, in buona parte è un discorso ancora da fare. Per cui ci sono cose qui, alcune che si conoscono da tanto tempo, come la metilazione del DNA, soprattutto sulle citosine, anche sulla modificazione della cromatina e degli stoni, sono molti anni che si conosce l'esistenza del fenomeno, molti meno che si comincia a capire l'importanza, quanto questo fenomeno non è solo, come dire, una regolazione di scarsa importanza, ma una regolazione fondamentale. E l'ultimo è quello forse più sorprendente, l'interferenza RNA. Io nelle mie lezioni di biologia molecolare di 15 anni fa l'interferenza RNA non ne parlavo, perché era una cosa, si conosceva, ma era una cosa molto di nicchia. È negli ultimi 10-15 anni che si è cominciato a capire che è incredibilmente importante, una cosa che praticamente non si conosceva prima, e oggi si capisce che non conoscerla vuol dire non capire nulla, non poter capire come funziona, ma tipo anche non solo il funzionamento di un organismo, ma anche patologie come per esempio i tumori, in cui questi microRNA hanno un'influenza assolutamente, assolutamente fondamentale. Però prima di cominciare vorrei fare una piccola divagazione che spero vi possa interessare, una cosa che dico sempre agli studenti a lezione, vedo che, come dire, è una notazione abbastanza importante da fare. Questo duplicazione, trascrizione, traduzione sembra tre capitoli di un libro, e infatti in molti libri è proprio duplicazione di DNA, trascrizione, traduzione, e questo, come dire, è leggermente sbagliato, perché dà un'idea di conseguenzialità. Prima la duplicazione, poi la trascrizione e la traduzione. In realtà c'è una separazione tra questo, una separazione che vede la duplicazione del DNA, che è una cosa, trascrizione e traduzione è un'altra.
Duplicazione del DNA è qualcosa che ha a che fare con la proliferazione cellulare, mentre trascrizione e traduzione con la vitalità cellulare. E questo ci fa capire, ci introduce un altro discorso. Se noi prendiamo un organismo, pensiamo anche a noi stessi, a piante, animali, organismi pluricellulari, essenzialmente un organismo pluricellulare adulto è fatto di cellule che non proliferano e non prolifereranno mai. Quasi tutto, ovviamente. Alcune cellule no, sono quelle che si chiamano le cellule staminali. Ma cellule terminalmente differenziate, un epatocita, un neurone, un globulo bianco, sono cellule che davanti a sé hanno l'unico destino, prima o poi, di morire. Ma finché non muoiono, funzionano, sono le cellule che costituiscono il nostro fegato, il nostro cervello, i nostri muscoli e così via. Poi ovviamente, a dipendenza dei tessuti, per esempio un globulo bianco ha una vita di mesi, non settimane, mesi, non tanto di più, e poi le cellule staminali del midollo osseo rimpiazzano i globuli bianchi e anche quelli rossi, insomma tutte le cellule del sangue. Per il fegato c'è anche lì un ricambio più lento, ma c'è un certo ricambio, però gli epatociti durano, vivono per anni, i neuroni per tutta la vita. Lì il ricambio, prima si pensava assolutamente no, ora forse un po' di ricambio anche di cellule staminali c'è, ma insomma poco, tant'è vero che durante la vita ci accorgiamo nell'età più anziana che i neuroni li perdiamo, insomma è un problema. Ecco, questo per dire che queste cellule in realtà stanno lì per settimane, mesi, anni, tutta la vita e funzionano e non hanno nessuna necessità di duplicarsi, mentre invece trascrivono e traducono. Per cui quella è la vitalità cellulare. E lo vediamo anche con una sorta, non lo chiamerei esperimento, ma esperienza, che se noi blocchiamo la duplicazione del DNA, e questo lo facciamo purtroppo normalmente quando per esempio dobbiamo curare un tumore. Il 5-fluorouracilo, un analogo della timina, è un farmaco molto molto vecchio ma ancora oggi in uso per il trattamento del tumore, il trattamento post-operatorio del tumore al colon. Per cui il 5-fluorouracile viene somministrato perché, essendo un analogo della timina, essenzialmente blocca la sintesi del DNA. Per cui blocca la sintesi del DNA proprio in quelle cellule che proliferano, che sono le cellule tumorali. E lo diamo come farmaco. Ovviamente ha una sua tossicità. Perché? Perché pur essendo del tutto non inattivo su una cellula terminalmente differenziata, è attivo sulle cellule staminali, e tant'è vero, quando somministriamo questo farmaco abbiamo essenzialmente due problemi principali. Uno psicologicamente importante, ma sostanzialmente estetico, che è la perdita di capelli, perché le cellule staminali e il bulbo pilifero vengono bloccate. L'altra, un po' più seria dal punto di vista medico, invece è un'immunodeficienza dipendente dal farmaco, che può dare anche lì, perché le cellule staminali del sangue, del midollo osseo, vengono inibite a proliferare. Se noi però, e qui però noi stiamo usando bene o male un farmaco, non lo possiamo usare per tutta la vita, ma per settimane certamente sì. Se invece prendiamo un'altra sostanza, che è l'alfa-manitina, qui non si tratta di un farmaco, questo è un veleno. L'alfa-manitina è famosa perché è contenuta nella manita falloide, e purtroppo varie, almeno una decina di persone l'anno in Italia muoiono per intossicazione, per avvelenamento da questa sostanza, che è un potente inibitore della trascrizione, soprattutto dell'RNA polimerasi 2. È così, è tossica, e infatti viene ingerita, quando viene ingerita poi va a finire al fegato, infatti il fegato va in necrosi, speranza di vita 2-3 giorni, unica cura trapianto di fegato. Questo cosa ci dice? Ci dice che se una cellula viene inibita la trascrizione, e lo stesso potremmo dire per la traduzione, la cellula muore. Per cui la appunto trascrizione e traduzione come cose che
sono presenti in una cellula che continua a fare il suo lavoro senza bisogno di fare duplicazione. Da qui anche un'altra cosa, e qui rientriamo un pochino più nel discorso della regolazione, qui c'è anche una grossa differenza, perché la regolazione della duplicazione del DNA è una regolazione che, come ho scritto lì, autorizza la duplicazione dell'intero genoma, cioè per cui una cellula, e anche qui potrebbe essere anche un batterio, la logica è la stessa, comunque una cellula quando è che si duplica? Nel nostro organismo si duplica solo quando è autorizzata a farlo, per cui una cellula staminale, se noi abbiamo una forte emorragia, è ovvio che, nel midollo osseo c'è tutta una serie di segnali che inducono le cellule staminali a proliferare più velocemente. Per cui quando viene autorizzata, ma è un comando che viene dato una volta sola, per cui la cellula viene dato il comando di duplicazione del DNA, a quel punto viene duplicato l'intero genoma fino alla fine, il processo va fino alle estreme conseguenze, cioè duplicazione di tutto il genoma. Quando si parla di trascrizione, bisogna dire trascrizione di geni, perché la trascrizione non ha senso vederla globalmente, o perlomeno non ha molto senso studiarla globalmente, ma studiarla gene per gene, perché ogni gene è una storia a sé. Ogni gene ha un promotore, per cui il gene si dividono alla parte strutturale, che è la parte che viene trascritta in RNA, e poi c'è le parti regolative. Ecco, le parti, mentre la parte viene trascritta ha delle strutture essenzialmente molto simili, le parti di promozione sono molto diverse, proprio perché ogni gene risponde in maniera diversa a tutta una serie di stimoli, così che noi potremmo, lo stiamo facendo, ancora non è vero per tutti i 25.000 geni, ancora piuttosto meno, ma l'idea è che un giorno avremo un librone, o insomma qualcosa ovviamente più sul computer, in cui di ogni gene sapremo tutto, da cosa viene indotto, quando viene represso, in quali cellule e così via. Perché appunto questo ci dice che la regolazione della trascrizione è una cosa che fa sì che le cellule del nostro organismo siano così diverse tra loro. E infatti in questi anni è venuta quella che si chiama la famiglia degli omics. Omics vuol dire, per esempio, il primo è un termine che è comune, che è ormai nel vocabolario di chiunque, è il genoma. Genoma, l'insieme dei geni, vuol dire il nostro patrimonio genetico, il nostro DNA. E questo, il genoma, è caratterizzato dal fatto che in un organismo virtualmente è identico in tutte le cellule, virtualmente perché ci possono essere intercorse le mutazioni, dei danni al DNA, ma essenzialmente è identico. Mentre invece lo stesso non si può dire degli altri due omics, trascrittoma e proteoma, dove in particolare il trascrittoma cos'è? L'insieme di tutti i trascritti presenti in una cellula. E questo invece in un organismo, pur essendo i geni gli stessi in tutte le cellule, varia moltissimo da tessuto a tessuto, da tipo cellulare a tipo cellulare. Una cellula muscolare e un neurone hanno lo stesso patrimonio genetico nella stessa persona, eppure sono molto diverse, anche un non esperto capisce subito qual è un neurone e qual è una cellula muscolare. Perché sono diversi? Sono diversi perché il repertorio di geni espressi è diverso. Non esiste una cellula in cui siano espressi tutti e 25.000 geni. Ce ne sono una serie di geni che sono davvero sempre espressi, sono quelli che si chiamano housekeeping, vuol dire geni maggiordomo. Sono quei geni, che regolano la glicolisi, regolano tutti i processi fondamentali, e quelli servono a tutte le cellule. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di geni che si chiamano tessuto specifici, che caratterizzano una cellula. Che dire, la miosina, è ovvio, dove la troviamo la miosina? Nelle cellule muscolari, poi di tipi diversi a seconda di quali cellule muscolari parliamo, ma estremamente specifica, non la troveremo mai in un neurone o in un fibroblasto. L'emoglobina la troveremo solo nei globuli rossi, tutta una serie di
quasi tutte le proteine più rappresentate nel siero, nel nostro siero, sono fatte dal fegato e così via. E queste sono tutte proteine che rendono caratteristica e fatte in una certa maniera una certa cellula, per cui ognuna di queste cellule ha un certo trascrittoma, in parte simile, in parte diverso. Ma addirittura il trascrittoma varia non solo fra tessuti diversi, che è ovvio, ma noi ci possiamo inventare differenze. Per esempio, una ovvia è il trascrittoma di un muscolo di un adolescente e muscolo di un adulto o di un anziano. Certo, saranno molto simili, però sono sottilmente diverse. Qui, fra l'altro, diventa importante anche da un punto di vista di studio, perché si capisce, per dire, perché invecchia un muscolo, semmai perché certe proteine vengono fatte in quello giovane e non vengono fatte in quello anziano e viceversa. Ma per esempio anche in cellule, tipo un fegato che è sano oppure infettato dal virus dell'epatite B. Il fegato reagisce in qualche maniera a questa infezione, anche lì molto importante dal punto di vista dello studio. È molto interessante vedere cosa fa il fegato per reagire. Dice sì, però non guarisce. Però se noi sappiamo cosa fa, forse possiamo potenziare questa risposta e fare qualcosa. Per cui sono cose estremamente interessanti, ma questo soprattutto, la differenza è una cellula non è più uguale se ha subito un'infezione, se ha subito un danno e così via. Per cui, come vedete, i trascrittomi, diciamo, non ha senso chiedersi quanti sono i trascrittomi in un organismo. Non dico infiniti, ma certo numerosissimi, perché le condizioni possono essere veramente numerose. In ogni caso il trascrittoma cambia. Se cambia il trascrittoma, cambia poi anche di conseguenza il proteoma. Anzi, il proteoma cambia ancora di più, perché a valle della trascrizione ci sono altri meccanismi, come per esempio lo splicing alternativo, che è estremamente, estremamente importante. Poi la famiglia degli omics, tanto per concludere il discorso, si è molto sviluppata. Ce ne altri due, il metaboloma e l'interattoma, sono quelli che sentiamo di più, cioè l'insieme dei metaboliti di una cellula, e anche questo ovviamente cambia moltissimo da cellula a cellula. L'interattoma, che è l'insieme, è il catalogo delle interazioni tra vari metaboliti, per esempio se parliamo di metabolismo, e anche questo può cambiare. E poi diversi altri, c'è il fosforoma, che è l'insieme delle proteine fosforilate, lo spliceoma, che è l'insieme delle modalità di splicing alternativo, e così via. Comunque, insomma, quello che a noi ci interessa oggi è soprattutto il trascrittoma. Allora, negli eucarioti, il problema del controllo dell'espressione genica, dove espressione genica vuol dire appunto espressione alla fine di una proteina attiva che deriva ovviamente dalla trascrizione di un gene, avviene a più livelli. Come vedete sono tanti. Ecco, in realtà di questi livelli, nei procarioti, ora lo accenneremo, nei procarioti essenzialmente è molto importante proprio il primo livello, cioè il controllo trascrizionale. Poi ci sono anche altri controlli a altri livelli, soprattutto a livello del controllo della traduzione, ma essenzialmente il grosso è a quel livello. Mentre invece negli eucarioti, le freccette in rosso, tanti livelli sono importanti. Certo, il controllo trascrizionale è la condizio sine qua non. Se un gene non viene trascritto, sicuramente non ci sarà la proteina. Ma se il gene viene trascritto, ci andrei molto cauto nell'affermare che poi la proteina viene prodotta. Dipende. Spesso sì, ma tante altre volte invece no. Oppure viene espressa non una proteina, ma una simile per via dello splicing alternativo. Proprio perché a livello del controllo trascrizionale, appunto, ci sono tutte queste interazioni che vedremo ora tra elementi e fattori, ma ci sono anche
alle altre modalità epigenetiche di cui parleranno i colleghi nelle prossime lezioni, che riguardano sempre, che riguardano, per quanto riguarda la modificazione della cromatina, siamo ancora al controllo trascrizionale, mentre invece per quanto riguarda i microRNA, questi RNA non codificanti, siamo qui appunto a livello del controllo della degradazione o controllo della traduzione. Per cui dopo un primo livello trascrizionale c'è un grosso momento di controllo, che è il processamento dell'RNA, soprattutto lo splicing alternativo, che crea grande diversità nell'espressione dei geni, per cui i geni sono 25.000, però alla fine le proteine espresse diverse si calcolano che siano almeno 4 volte tanto, un po' perché c'è lo splicing alternativo, poi c'è questo controllo a livello della traduzione, questo è un controllo o sì o no, cioè o viene tradotto o non viene tradotto, un controllo, come dire, un po' illogico se vogliamo, no? Perché il gene viene trascritto, viene processato, viene trasportato dal nucleo al citoplasma, poi arriva al citoplasma, è pronto per essere tradotto, no. Arriva questo meccanismo e dice no, questo DNA per ora sta fermo, oppure addirittura questo DNA no, lo degradiamo proprio. È un po' illogico, ma a quanto pare nell'evoluzione trova una sua logica. E poi ci sono parti ancora più a valle in cui si vede che anche una volta fatta una proteina non è che le cose sono finite, perché molto spesso una proteina è inattiva. Deve essere attivata, in alcuni casi in maniera irreversibile, pensate agli enzimi digestivi, agli enzimogeni, tante altre volte invece in maniera reversibile, come degli interruttori, per cui viene fosforilata, per esempio, attiva, poi viene defosforilata e è inattiva, per cui quella stessa proteina può essere usata nei due stati tante volte diverse, tante volte, molte volte, fino a dare una proteina attiva. Per cui vari livelli di controllo. Noi oggi stiamo parlando del livello 1. Nelle prossime lezioni di nuovo del livello 1 e poi del livello 4 e 5 per quanto riguarda l'interferenza a RNA. Diamo uno sguardo veloce a quello che è il meccanismo di trascrizione. Su questo non vorrei spenderci moltissimo, ma giusto per ricordarsi che l'RNA polimerase è questo enzima che appunto porta avanti la trascrizione, e qui vediamo appunto i due filamenti di DNA. Un solo filamento di DNA viene utilizzato come stampo per la sintesi dell'RNA. Qui ovviamente arrivano quelli che sono i precursori, che sono i nucleosidi trifosfato, che vengono aggiunti uno alla volta in questa posizione sulla base dello stampo di DNA, secondo le classiche regole di Watson e Crick. Dei due filamenti, questo ovviamente è quello in direzione complementare rispetto all'RNA nascente, mentre l'altro filamento di DNA, quello che nella traduzione, diciamo così, non serve a niente, è passivo, è quello che ha la sequenza identica a quello dell'RNA, ovviamente fatto salvo che qui ci saranno le timine e i ribonucleotidi e deossiribonucleotidi, e qui invece ci saranno le uridine, per cui questa appunto la trascrizione va avanti, vi ricordo, è un enzima totalmente processivo, e questo è importante, che vuol dire che è un enzima che entra, inizia il processo di trascrizione solo in un punto, a livello del promotore, che vedremo tra un attimo, poi una volta che inizia la trascrizione, l'RNA polimerasi non può che arrivare in fondo fino al terminatore. Se succede qualcosa e per esempio diciamo l'RNA polimerasi per un incidente si stacca prima, non può rientrare come per esempio fa la DNA polimerasi, no, quella sintesi di RNA, quella trascrizione è abortiva, l'RNA viene degradato e il processo ricomincia da capo, proprio perché l'RNA polimerasi non può che entrare a livello del promotore, per cui entra a livello del promotore, arriva al terminatore dove si stacca e qui viene prodotto l'RNA. Se non arriva, si ricomincia da capo. È interessante qui vedere il promotore
il promotore è questa bandierina, questo punto di riferimento che ogni gene ha, questa essenzialmente è una posizione praticamente quasi sempre presente, che fissa, indica che siamo in prossimità dell'inizio della trascrizione. Vedete, questa freccetta è l'inizio della trascrizione, dove comincia a essere trascritta, a essere copiato l'RNA. La parte di RNA che viene copiata è questa. La struttura, la sequenza di questo promotore è una sequenza relativamente simile sia in procarioti che in eucarioti, e vedete tutti che c'è una caratteristica, è fatta praticamente totalmente, questa è una sequenza media, è una sequenza fatta andando a vedere le sequenze di tanti promotori diversi, per cui nella maggior parte dei casi qui in prima posizione, per esempio qui nei procarioti c'è una TA1A, qui c'è quasi sempre una T, quasi sempre una A, spesso una A, praticamente sempre una A in questa posizione. Ecco, qual è la caratteristica? La caratteristica è fatta di T e di A. E questo che senso ha? Ha un senso perché T e A, ricorderete, hanno due legami a idrogeno tra loro, e non tre come hanno G e C. Per cui vuol dire che in questo punto abbiamo una debolezza del doppio filamento. Se noi dobbiamo aprire il doppio filamento lì, dobbiamo fare meno forza perché i legami sono più deboli. Infatti è proprio alla Tata box o alla Pribno box, come si chiama nei procarioti, dove avviene l'apertura del doppio filamento per iniziare. Vedete, qui abbiamo prima il complesso chiuso, il DNA è ancora chiuso, poi qui con spesa anche di energia viene aperto, si forma quella che si chiama la bolla di trascrizione che poi scorre sul DNA copiando, dando modo di copiare l'RNA, per cui apertura in queste posizioni. Questo si ritrova una caratteristica del genere anche per esempio nell'inizio della duplicazione del DNA, ci sono delle sequenze che anche in quel caso sono ricche di A e T, proprio per facilitare l'apertura del DNA. Proprio se andiamo a guardare l'inizio della trascrizione, negli eucarioti è piuttosto, insomma, è molto complessa. È molto complessa, ora diciamo anche neanche troppo interessante per una persona che proprio lavora su questo argomento, anche per un'altra ragione, anche per chi lavora sulla regolazione della trascrizione, questo è un po', è questo complesso di inizio che è un po'. È la cosa che è necessaria per poi iniziare la trascrizione. È assolutamente necessario, ma non è sufficiente. Per cui questo si monta in questa maniera, vedete questa è la Tata box che in primo luogo viene riconosciuta da questo primo fattore D, poi da tanti altri che richiamano alla fine la RNA polimerasi 2 che richiama ulteriori fattori. A questo punto succede qualcosa se la trascrizione può partire. L'ultima cosa che succede è la fosforilazione di particolari aminoacidi su questa coda carbossi terminale, questa CT è il carbossi terminal domain, questo dominio carbossi terminale, che se viene fosforilato la polimerasi si stacca, comincia a procedere in questa direzione lasciando il promotore e iniziando la trascrizione. Ecco, ma questo ultimo evento di fosforilazione delle serine è un evento che non è detto che succeda, per cui un promotore può per molto tempo anche rimanere in questa situazione, ha tutto questo complesso di preinizio lì pronto per partire, ma altri, e lo vedremo tra un attimo, altri fattori che devono dare il loro assenso non lo danno, per cui quel gene è pronto per essere trascritto ma non viene trascritto. È per questo che è un pochino meno interessante, perché è quello che serve assolutamente, ma non è detto che sia sufficiente. Ok? Per cui appunto si forma tutto questo complesso che è fatto, poi ovviamente andarlo a vedere in dettaglio è anche interessante, ma ora esula un po' dagli scopi di questa chiacchierata. Invece le cose sono un po' più semplici nei procarioti. Ecco qui ora
vi introduco una cosa che probabilmente ce l'avete molto, molto presente, ma mi serve per introdurre poi il discorso sugli eucarioti, che è il famoso perone lattosio, famoso perché è stato anche il primo caso che ha legato la regolazione trascrizionale a un evento esterno. In questo caso si sta parlando di batteri, la disponibilità di uno zucchero non particolarmente comune, perché il lattosio c'è solo se siamo in presenza di prodotti del latte, per cui questo zucchero che può essere molto volentieri utilizzato dai batteri, che però devono esprimere un particolare gene. È un operone, l'operone lattosio, operone, vi ricordo, è un gene uguale operone, semplicemente che l'operone è un gene che traduce non per un solo prodotto genico, ma in questo caso per tre, per cui c'è un singolo messaggero che però traduce tre proteine diverse. Il messaggero è sempre uno, per cui il gene è uno. Ecco, l'operone lattosio è organizzato in maniera tale che, diciamo, esiste, prodotto dal genoma della cellula, una proteina sempre presente nella cellula che è il repressore del LAC, del gene LAC. Questa è una proteina, poi più tardi vedremo la struttura di queste proteine, che ha la capacità di riconoscere particolari sequenze sul DNA, che però riconosce solo se non c'è il lattosio. Cioè, se non c'è il lattosio, questa proteina si lega a questa sequenza che è un operatore, che è una sequenza che si sovrappone in parte al promotore, cioè a quella zona dove si lega l'RNA polimerasi, e capite bene che per un semplice effetto allosterico, di occupazione dello spazio, l'RNA polimerasi non si può legare, per cui la trascrizione è totalmente inibita. Se invece è presente lattosio, che in realtà viene poi trasformato dagli enzimi cellulari in allolattosio, l'allolattosio si lega. Qui c'è una tasca di affinità del LAC repressor per il lattosio. Qui abbiamo una modificazione conformazionale della proteina tale che è come se noi piegassimo una chiave, la chiave non entra più nella serratura che è l'operatore, e abbiamo la sintesi di questi enzimi e se il lattosio è presente si crea la possibilità di utilizzare lattosio. Fra l'altro tenete conto che un sistema del genere funziona bene perché se per esempio c'è il lattosio, viene consumato il lattosio, a un certo punto il lattosio finisce, è bene che questo gene si spenga, smetta. Questo sistema funziona bene perché nel momento in cui termina la trascrizione uno dice ma gli RNA ci sono e continuano a funzionare, per poco, perché soprattutto nei batteri il turnover degli RNA e anche delle proteine è piuttosto veloce, per cui se noi spegniamo il promotore, spegniamo il gene, dopo poco il lattosio, non esistono più nella cellula questi. Ecco, questo discorso però è un pochino più complesso, perché il batterio in realtà questo gene non risponde solo a questo comando, ma anche a un altro. Cioè il discorso è questo, il batterio, se c'è il lattosio solo, utilizza il lattosio e va bene. Però un batterio in realtà utilizza più volentieri il glucosio. Per cui se un batterio ha glucosio e lattosio, preferisce utilizzare il glucosio. Poi quando è finito il glucosio, utilizzerà il lattosio. Ecco, a questa esigenza risponde la regolazione un po' più complessa di questo gene, che in realtà non ha solo, questa è la parte dove appunto si lega l'RNA polimerasi, questo è l'operatore che eventualmente viene riconosciuto dal repressore. Per cui nel caso in cui non c'è lattosio, qui e qui non c'è lattosio, il repressore si lega e certamente l'operone è spento. Ma nel caso in cui c'è anche glucosio, ecco, esiste un sistema di segnalazione nella cellula che dipende da ATP. Cioè se c'è poco glucosio, l'ATP ciclico, il CAMP, la MP ciclico,
aumenta di concentrazione. Questo è un segnale praticamente universale di affamamento cellulare, cioè vuol dire manca energia, manca glucosio, aumenta l'AMP ciclico, che va a legarsi a questa proteina, a questo fattore CAP, che vuol dire proprio proteina che lega l'AMP ciclico, che legata all'AMP ciclico riconosce un ulteriore segnale presente sul promotore a monte e in questa maniera rende possibile l'attivazione, la maggiore attivazione dell'RNA polimerasi che fa sì che questo gene possa essere trascritto, questo è un attivatore, possa essere trascritto in maniera molto maggiore. Certo, se siamo in una condizione drammatica in cui non c'è glucosio e non c'è lattosio, vabbè, questo accenderebbe il gene, ma ovviamente il repressore blocca l'operone. Ma nel caso in cui ci sia il lattosio e il glucosio, in cui non ci sia glucosio ma ci sia lattosio, cosa succede? Allora, in questo caso l'operone è fortemente attivato, perché ovviamente il repressore non si è legato, ma il CAP si lega e attiva l'operone. Cioè la cellula in quel momento può far conto solo del lattosio, questo gene deve essere attivato fortemente. Nel caso in cui c'è glucosio, ma non c'è lattosio, l'abbiamo già detto, è spento. Nel caso in cui ci sono tutte e due, essenzialmente cosa succede? Questo gene, il repressore non è legato, per cui il gene ha una trascrizione basale, una trascrizione residuale, che fa sì che un po' di lattosio venga consumato, ma in realtà la cellula sta consumando glucosio. Per cui vedete che se i segnali diventano due, per cui non solo quello del repressore acceso-spento, ma anche quest'altro acceso-spento a secondo della presenza o assenza, vedete che le condizioni possibili sono già diventate quattro, le possibilità sono diventate quattro. Cioè questo è un controllo combinatorio dell'espressione genica, che in questo caso siamo ancora in un caso relativamente semplice, dipende da due fattori diversi, non da uno solo. Ecco, questo controllo combinatorio, qui fra l'altro vedete, questa è la RNA polimerasi di Coli, questo è il promotore, per cui il repressore si lega da queste parti, se il repressore è legato ovviamente non si può legare, ma se non c'è il repressore, vedete che con questa coda, anche questo si chiama carbossi terminal domain della RNA polimerasi di Coli, interagisce con l'elemento upstream legato al fattore trascrizionale, a quel fattore CAP, e in questa maniera, in questa conformazione, la trascrizione viene fortemente attivata. Ecco, in pratica la regolazione combinatoria la regolazione combinatoria dell'espressione genica a livello della trascrizione è abbastanza limitata nei procarioti, ma invece è estremamente più complessa negli eucarioti. Estremamente più complessa, e infatti qui, questa è una figura molto semplificata, ma che già ci fa vedere quanto sia più complessa. Ecco, questa è la parte che avevamo visto prima, questi sono i fattori generali di trascrizione o fattori basali di trascrizione, sono tutti quei fattori che appunto si legano o direttamente all'RNA polimerasi, ce ne sono altri poi che si legano in prossimità dell'RNA polimerasi e che hanno un'influenza diretta sull'RNA polimerasi, poi ci sono altri elementi più o meno vicini che vengono riconosciuti da ulteriori fattori trascrizionali e poi ce ne sono altri che sono anche in posizioni molto molto distanti. E qui questa figura ci fa subito vedere com'è possibile un fattore, questi è ovvio, cioè sono così vicini che interagiscono direttamente con l'RNA polimerasi o con gli altri fattori, ma anche quelli lontani lo possono fare perché il DNA è relativamente, si piega facilmente, per cui questi fattori trascrizionali essenzialmente vanno a influenzare non direttamente l'RNA polimerasi, ma
o questo complesso che si chiama complesso del mediatore, che è un complesso di circa una trentina di proteine, che essenzialmente serve da integratore di molti segnali diversi. Cioè in pratica se ci sono qui attivatori diversi, cioè dei fattori trascrizionali che si legano a degli elementi distali che si chiamano enhancer o potenziatori, ecco, con una sorta di piegatura di questo genere, qui questi segnali arrivano poi all'RNA polimerasi, che in questa maniera viene spinta a partire. Per cui vedete, quando vi dicevo prima, tutta l'assemblaggio della parte basale è fondamentale, ci deve essere, ma se non succede anche questo, la trascrizione non parte. Se sono tutti d'accordo, se esiste questa parte e quest'altri sono d'accordo nel far partire il processo, allora il processo parte. E combinatorio, dopo faremo un esempio di un gene vero, vedremo che in realtà gli elementi combinatori sono almeno una decina abbondante. Se tutti sono d'accordo, allora la trascrizione davvero parte. Tralascio assolutamente ora, perché sarà materia delle prossime lezioni, quest'altra parte qui, in cui vediamo che dei fattori trascrizionali in realtà fanno qualcos'altro, non sono interessati a influenzare il comportamento dell'RNA polimerasi, ma fanno altre cose come rimodellare la cromatina o modificare gli istoni, che sono altre due cose assolutamente fondamentali, perché anche logicamente il DNA è, in realtà non dobbiamo pensare a un DNA, un doppio filamento nudo, ma ci sono i nucleosomi, c'è tutta la cromatina, che se la trascrizione deve andare avanti deve smontarsi, se no la trascrizione non ce la fa. Per cui sono assolutamente fondamentali. Prima si pensava che fossero delle attività accessorie che semplicemente dovevano succedere con la trascrizione. Oggi è chiaro che questo è vero, ma hanno anche un forte effetto regolatorio, per cui possono essere anche loro a decidere che un gene non deve essere trascritto, per cui sono delle modalità estremamente importanti e che vedrete nelle prossime lezioni. Ecco, questo è appunto il mediatore, che è un coattivatore che influenza l'attività dei fattori basali interagendo con le proteine attivatrici. Qui è stato dimostrato anche per esempio con un esperimento in cui appunto con le tecniche del DNA ricombinante è stato fuso la proteina di una certa proteina attivatrice con delle proteine del mediatore, in qualche maniera per aumentare la solidità del legame tra la proteina attivatrice e il mediatore. È stato dimostrato che l'attivazione del promotore era molto più vivace, molto più forte, proprio a confermare questo tipo di meccanismo. Il mediatore è un ammasso molecolare molto complesso, molto interessante, fra l'altro estremamente conservato. Se noi vediamo il mediatore di lievito e quello dell'uomo, un non esperto come potrei essere io, dici, boh, sono uguali più o meno, ecco, ci avranno qualche proteina in più quello dell'eucariota pluricellulare rispetto a quello del lievito, ma più o meno hanno tutti questa forma e vedete tendono ad abbracciare la polimerasi 2. Qui si sta parlando, il mondo di cui stiamo parlando ora è quello della polimerasi 2, che è quella che attiva, che trascrive i geni che danno poi gli RNA messaggeri che poi producono le proteine. Poi esistono anche la polimerasi 1 e la polimerasi 3, che sono mondi in una qualche maniera un po' più semplici, perché sono quelle che curano la trascrizione degli RNA ribosomiali o dei tRNA, che sono degli RNA che, è vero, ovviamente devono essere regolati, ma in maniera molto più semplice. Se una proteina traduce molto, c'è bisogno di molto tRNA e molto RNA ribosomiale. Se sono cellule che sono meno attive dal punto di vista traduzionale, ce n'è bisogno di meno. È un discorso meno complesso. Molto più complesso, ovviamente, è quello dei singoli RNA messaggeri. Ecco, questo, diciamo, lo volevo far vedere giusto per curiosità. Queste sono le varie proteine
che fanno parte di queste tre parti, è appunto questo ammasso molecolare che integra i segnali di tanti attivatori e poi devo dire anche qui non sono sempre tutti attivatori, a volte ci sono anche delle proteine che fungono da repressore, per cui ci sono anche dei fattori trascrizionali che in realtà remano contro la trascrizione. Per cui non solo c'è bisogno di attivatori che attivino la trascrizione, ma esiste anche un bilanciamento fra attivatori e repressori, per cui se su un certo promotore in quel momento c'è un repressore molto potente, quello certamente non fa sì che la trascrizione non vada avanti. Ecco, questo è un caso reale, uno dei geni, dei primi geni di cui è stato definito con una certa precisione la struttura del promotore. La struttura del promotore, fra l'altro qui vedete i numeri, meno 40, meno 100, vuol dire a monte della posizione più 1, che è dove inizia la trascrizione. Infatti vedete qui c'è la Tata box, per cui l'RNA polimerasi si lega in questa zona, lega circa un centinaio, 120 basi, per cui arriva più o meno fin qui, e inizia a trascrivere in questa posizione qua verso destra. Questa è tutta la parte del gene, appunto, di controllo del gene, e vedete che qui, in questi colorati, sono vari elementi. Ognuno di questi elementi, cioè di sequenze sul DNA, viene riconosciuto da dei fattori che sono capaci proprio specificamente di riconoscere queste sequenze, di legarsi e nel momento in cui si legano di influenzare in genere positivamente, a volte negativamente, questi sono tutti positivi in realtà, a volte negativamente, la partenza della RNA polimerasi. Elementi che si distinguono in elementi prossimali, che sono elementi che diciamo per contatto diretto agiscono sul complesso che sta intorno all'RNA polimerasi 2, e elementi distali che sono quelli invece che prevedono la piegatura del DNA e che in genere poi vanno a legarsi al mediatore, quelli che vi avevo fatto vedere prima. Ecco, questi sono quelli distali, questi sono quelli invece prossimali che hanno un contatto diretto con il complesso dell'RNA polimerasi 2. E qui, questa è la metallotioneina è un gene prodotta anche questa dal fegato presente nel siero, che lega i metalli, ha un ruolo importante nel trasporto dei metalli nel sangue, sono molto importanti per il funzionamento di molti enzimi diversi, ma anche un'altra funzione, per esempio possiamo essere in presenza di intossicazione da metalli pesanti, la metallotioneina ha anche questo effetto detossificante. Ecco, per esempio questi elementi MRE sono risposta ai metalli, per cui in caso di un'intossicazione questi fattori MTF1 che si lega specificamente a questi elementi inducono la trascrizione di questo gene in modo che aumenti la quantità. Poi ci sono altri elementi, per esempio questi qui, elementi di livello basale, questi sono elementi BLE che riconosciuti da P1 e AP2 che essenzialmente questi assicurano un'espressione basale della proteina, per cui il promotore induce un'espressione non molto vivace, dove fra l'altro il livello di espressione vuol dire il numero di volte in cui inizia la trascrizione nell'unità di tempo. Trascrizione basale vuol dire una volta ogni tanto, trascrizione vivace vuol dire che il ciclo comincia molte volte nell'unità di tempo. E poi ci sono, insomma, appunto vari elementi come anche quello ai metalli. Ecco, l'altro interessante è questo GRE, elemento di risposta ai glucocorticoidi, che sono degli ormoni di derivazione dal colesterolo e che, diciamo, hanno tante azioni diverse e per una qualche ragione attivano anche questo gene. Per cui i glucocorticoidi sono capaci di attivare
questo gene. Perché? Perché qui esiste un elemento che viene riconosciuto da dei fattori specifici. Ok? Per cui vedete che questo gene risponde a molti segnali diversi. Fra l'altro vedete alcuni di questi elementi sono ripetuti più volte. No, per cui questa è un'osservazione che viene fatta spesso, cioè la segnalazione a livello di questi promotori è in genere ridondante, per cui molto spesso gli elementi sono ripetuti più volte, probabilmente per potenziare ancora di più la risposta. Oppure forse in altri casi questi elementi si dicono uguali, ma in realtà non sono proprio identici, per cui semmai hanno una leggera diversità di risposta tra l'uno e l'altro. Ecco, in alcuni casi può essere anche così. Ecco, allora, ho detto questo elemento, questo enhancer di risposta ai glucocorticoidi. Andiamo a vedere come, dopo aver visto un caso un po' più reale di appunto regolazione combinatoria a livello di un promotore, andiamo a vedere un caso poi particolare di un enhancer. Ecco, l'enhancer dei glucocorticoidi risponde per esempio al cortisolo. E lo stesso discorso si potrebbe fare per tutta la classe degli ormoni steroidei, per cui anche ormoni sessuali, ma anche ormoni tiroidei, la vitamina A, funzionano tutte nella stessa maniera. Cosa hanno di particolare? Sono tutti ormoni lipofili che non hanno bisogno di un recettore extracellulare perché possono tranquillamente attraversare il doppio strato fosfolipidico della membrana citoplasmatica, entrare dentro la cellula e qui trovare il loro recettore. Gli ormoni hanno sempre un recettore, anche l'insulina, che è un ormone invece idrofilo, proteico, c'ha un recettore, quello sulla superficie della cellula, poi c'è una via di segnalazione intracellulare più complessa. Qui invece il recettore lo trova nel citoplasma, in questo caso. È un recettore che è qui monomerico, legato a tutta una serie di proteine, che essenzialmente lo sequestrano nel citoplasma. Nel momento in cui arriva il cortisolo, abbiamo una modificazione conformazionale del recettore che si libera di tutte queste proteine, e liberandosi di queste proteine, la proteina viene liberata e essenzialmente libera due cose. Da una parte delle sequenze che lo rendono capace di dimerizzare. Anche qui la dimerizzazione, vedrete che d'ora in avanti, dimerizzazione è una cosa importante. I fattori trascrizionali molto spesso dimerizzano per diventare funzionali. Questo è il primo caso che vediamo. E poi un'altra cosa, si rendono evidenti, staccandosi queste proteine, si rendono evidenti delle sequenze che si chiamano sequenze di localizzazione nucleare, che rendono possibile l'importazione di questo dimero all'interno del nucleo. E qui questo che finora abbiamo chiamato recettore per i glucocorticoidi, cambiamoli nome, chiamiamolo fattore trascrizionale, perché in effetti diventa fattore trascrizionale che va appunto a interagire con questo elemento GRE. Per cui questa proteina citoplasmatica, una volta che si è legata all'ormone, diventa capace di migrare nel nucleo, legarsi all'elemento GRE e attivare la trascrizione. Questo enhancer GRE, per esempio, ha una struttura di questo tipo. Vedete, questo è del doppio filamento, questo è un filamento, questo è quello complementare. Fra l'altro, notate che queste due sequenze sono identiche, semplicemente rovesciate di 180 gradi. Questo a testimonianza del fatto che è un dimero, per cui un monomero agisce su questo, un monomero riconosce, una riconosce questa sequenza, l'altro riconosce quest'altra. Okay? E questo è l'elemento di riconoscimento. E qui appunto c'è una cosa abbastanza ovvia, ma insomma da dire, cioè la selettività del segnale ormonale. Cioè, per esempio, il glucocorticoide, viene messo in circolo il glucocorticoide, quali sono le cellule bersaglio del glucocorticoide? Semplicemente sono le cellule che hanno il recettore. Tutte le cellule essenzialmente
assumono questo ormone, ma una cellula che non ha il recettore è come se non lo assumesse. E quali sono i geni sensibili all'ormone? Sono quelli che hanno l'elemento GRE, la metallotienneina è sensibile. La maggior parte dei geni che non hanno questo elemento di risposta non saranno influenzati dalla presenza dell'ormone. Allora, un caso in cui è proprio, come dire, un caso di scuola, come si chiamano, didatticamente molto interessante per far vedere l'importanza dei fattori trascrizionali, sono un po' tutti differenziamenti. Il differenziamento muscolare ne parlo perché è quello meglio caratterizzato, si conosce ormai quasi tutto sul si pensa al solito, sul non dovremmo mai dire una cosa del genere. Comunque si sanno certamente molte cose sul meccanismo di differenziamento muscolare che vede impegnati, vedete qui, fattori trascrizionali, praticamente tutte queste proteine sono tutti fattori trascrizionali, solo alla fine, ora questo è eccessivo, anche qui ci sono delle proteine muscolari che cominciano a essere prodotte, ma essenzialmente è soprattutto a questo livello che cominciano a essere espresse, per dire, la distrofina, la miosina e così via, e tante altre proteine tipiche delle cellule muscolari. E i passaggi dal progenitore fino alle cellule, ai mioblasti, i miociti e i miotubi, essenzialmente avviene perché c'è una cascata di fattori trascrizionali, dove il primo sono PAX3 e PAX7, che essenzialmente agiscono poi a loro volta come fattori trascrizionali su geni che sono altri fattori trascrizionali a loro volta, che a loro volta vanno a influenzare altri fattori trascrizionali che influenzano ancora altri fattori trascrizionali. Qui MIO-D è un fattore trascrizionale molto famoso perché è stato in realtà forse uno dei primi fattori trascrizionali a essere caratterizzato e fra l'altro il differenziamento muscolare è così ben conosciuto perché ha una particolarità: se si prendono essenzialmente cellule che non sono cellule muscolari e gli si fa esprimere MIO-D, queste cellule cominciano a diventare cellule muscolari. Questa fu la dimostrazione come questo fattore trascrizionale fosse molto importante. Ecco, una cosa del genere non avviene sempre in tutti i pattern di differenziamento. Furono fortunati quei ricercatori a avere un sistema che funzionava anche in questa maniera. Per cui una cascata di fattori trascrizionali che alla fine inducono la trascrizione delle proteine specifiche del muscolo, facendo diventare il muscolo il muscolo attivo, il muscolo funzionale. Per cui sono tutti una cascata di fattori trascrizionali. Fra l'altro questo meccanismo è abbastanza simile sia durante lo sviluppo, per cui lo sviluppo vuol dire durante la vita embrionale cominciano a formarsi muscoli dalle cellule, dai precursori dei muscoli, poi fino a diventare fibre muscolari funzionali in questa maniera. Ma lo stesso avviene anche a livello delle cellule staminali del muscolo, e sono le cellule satelliti. Cellule satellite si chiamano così perché stanno sulla faccia esterna del muscolo, e sono queste cellule che in maniera abbastanza efficiente danno un certo ricambio del muscolo, per cui se abbiamo dei danni non pesanti al muscolo, questi vengono reintegrati con la proliferazione di queste cellule staminali. Per danni molto grossi non ce la fanno. Però ecco, viene essenzialmente il pattern, essenzialmente è PAX3 che si attiva, e poi la cascata di eventi è essenzialmente la stessa, per cui dalla cellula staminale grossolanamente indifferenziata si sviluppa, abbiamo una divisione asimmetrica, per cui la cellula staminale dà un'altra cellula staminale e cellule che invece diventeranno cellule terminalmente differenziate, che prolifereranno e poi daranno cellule terminalmente differenziate. Per cui stesso tipo di comportamento.
Questi sono, giusto per farvi vedere, una tabella estremamente limitata di fattori trascrizionali. Vedete, questo c'è MIOD e qui ci sono gli elementi, la struttura che risponde a questi fattori, per cui questi fattori sono capaci di riconoscere specificamente queste sequenze. Qui c'è il repressore LAC, qui c'è CAP, poi qui e questo è il repressore lambda, di lambda, è il repressore del fago lambda. P53, famosissima proteina coinvolta nell'apoptosi, e via di seguito. Comunque, quello che volevo farvi vedere, appunto, c'è sempre questo accoppiamento fattore trascrizionale elemento sul DNA. E ora parliamo un po' di fattori trascrizionali, andando a vedere un po' più nel dettaglio come sono fatti, come funzionano. Fattori trascrizionali che appunto sono questi qui. Questa figurina, appunto, è una figurina che dà abbastanza l'idea di come siano. Guardiamolo un pochino più in dettaglio. Ecco, il fattore trascrizionale essenzialmente è fatto di tre domini diversi. Un dominio per forza di legame al DNA. Legame al DNA, ma legame vuol dire anche riconoscimento di una sequenza specifica sul DNA. E poi una regione di oligomerizzazione, perché questi fattori trascrizionali dimerizzano, per cui dimerizzano in maniera tale e si legano insieme. E poi una zona di un dominio di attivazione. Un dominio di attivazione che è quello, appunto, che abbiamo visto prima. Scusate, ecco, dominio di attivazione che è quello che per esempio ha a che fare con il mediatore. Per cui tre domini: dominio di interazione col DNA, di dimerizzazione e di attivazione. Ecco, questo, una struttura del genere ce l'ha anche. Oddio, che è successo? Scusate, ma. Ecco, una struttura del genere ce l'ha anche il repressore del lattosio che abbiamo visto prima, e vedete, questo è il repressore legato, dimerizzato, qui c'è il dominio di dimerizzazione, e qui vedete c'è questa sorta di pinza che tocca il DNA, che si lega al DNA, che è capace di riconoscere le sequenze sul DNA. Questa parte di proteina, questo dominio, è capace di leggere la sequenza del DNA e di legarsi specificamente all'elemento proprio. È importante che sia dimero, perché il monomero non sarebbe, la solidità dell'interazione tra monomero e DNA non è sufficiente a stabilizzare il monomero sul DNA. È solo il dimero che riesce a diventare stabilmente legato. Nel caso del repressore del lattosio, poi cosa succede? Quando arriva l'induttore, in questo caso sarebbe il lattosio, si lega in maniera tale, qui ovviamente ora è una fantasia, ma più o meno funziona in questa maniera, questa pinza si apre, è come se noi abbiamo una pinzetta, a un certo punto la apriamo, sicuramente quello che tenevamo non rimane attaccato a una parte della pinzetta, si stacca, è lo stesso qui. Per cui anche qui vedete domini di legame al DNA, questo dominio di dimerizzazione, e questi sono i domini invece funzionali. Allora, la cosa curiosa è che i fattori trascrizionali non hanno strutture un po' così come tante strutture. In realtà si possono ricondurre a poche famiglie. Ora, per semplicità, ve ne faccio vedere tre, in realtà ce ne sono un po' di più. Che sono famiglie in cui, vedete, in questo caso sono molto simili, sono dimeri, vedete, qui ci sono un'alfa elica e un'altra alfa elica che dimerizzano, e anche qui c'è un'alfa elica e un'altra alfa elica e anche qui dimerizzano. Ecco, questi sono quelli che si chiamano il motivo elica-ansa elica, basica, perché il fatto che siano basiche rende più facile l'interazione col DNA, che ovviamente è negativo e acido.
Allora, questo, in questo caso, queste due eliche tendono, sono fatte in maniera tale che facilmente dimerizzano, tengono insieme il dimero, mentre quest'altra alfa elica è la alfa elica di interazione con il DNA. Si intercala nel solco maggiore del DNA e prende contatto col DNA, riconosce, legge la sequenza di DNA e riconosce la sequenza specifica. Per cui il dimero e poi questa parte qui è anche la parte poi di interazione col mediatore, per cui se si stabilizza questa struttura vuol dire che questo fattore ha trovato l'elemento giusto e interagisce con la trascrizione. Qui essenzialmente è la stessa maniera, è la stessa logica, abbiamo la dimerizzazione. Qui l'unica cosa curiosa è capire com'è che dimerizzano. Qui dimerizzano perché qui semmai si formano legami idrogeno, legami di tipo idrofobico, interazioni elettrostatiche tra aminoacidi delle due alfa eliche. Qui invece la logica è diversa. Questi si chiamano i leucine zipper, cioè i motivi di cerniera leucina. La leucina è appunto questo aminoacido molto lungo, idrofobico, per cui forma legami di tipo idrofobico, per esempio con altre leucine, e lo può fare perché qui le leucine sono presenti in questa zona una volta ogni 7 aminoacidi. Cosa vuol dire? Il passo dell'elica è 3.6, per cui vuol dire che sono due giri ogni 7.2 residui. Se sono ogni 7 vuol dire che una leucina sta praticamente sotto all'altra, stanno tutti dalla stessa faccia di questa alfa elica. Vedete, queste stanno, la prima è qui, poi la seconda è qui, la terza è qui, la quarta è sopra. Per cui si formano queste zone di presenza di aminoacidi idrofobici che si legano insieme, con legami idrofobici che sono molto deboli, ma che se sono ripetuti varie volte diventano relativamente robusti. Fra l'altro un leucine zipper è facilissimo riconoscerlo quando lo vediamo nella proteina, perché vedete c'è una leucina, il primo aminoacido, l'ottavo, il quindicesimo e così via sono una leucina. È facilissimo da riconoscere. Un altro motivo è questo piuttosto curioso, queste cosiddette dita di zinco. Anche qui il motivo comprende sempre un pezzo d'alfa elica che è quello che interagisce con il DNA. L'interazione del DNA è spesso un'alfa elica. E queste dita di zinco sono questi ripiegamenti della struttura della proteina dovuti al fatto che qui ci sono delle istidine o delle cisteine che possono legare un ione zinco in questa maniera, dando questa struttura che è veramente un dito che va a toccare il DNA, soprattutto in questa zona, che questa qui è l'alfa elica. Vedete, è praticamente, anche qui abbiamo due cisteine e due istidine a distanza di pochi aminoacidi, poi abbiamo questa zona che sono circa una quindicina di aminoacidi, che è il vero e proprio dito, e poi qui continua la proteina. Anche qui, questo è il glucocorticoid receptor element, è molto, quello che abbiamo visto prima, è molto simile a questo. Contiene due dita di zinco, uno dopo l'altro. Vedete, questa è la zona rossa, è quella di legame al DNA, contiene due dita di zinco. Il fatto che dimerizzi vuol dire che le dita di zinco in totale diventano 4 nel dimero. E questo è importante, perché un solo dito di zinco non è capace di stabilizzare il legame col DNA, nemmeno due. Ce ne vuole almeno 3. Qui ce n'ha 4, va tranquillo. E qui anche qui, vedete, qui c'è il dominio di transattivazione e questo è il dominio di legame con l'ormone. Ok? Questa ora la saltiamo. Che faccio? Mi fermo qui o vado avanti altri 10 minuti? 10 minuti. Ok. Va bene a tutti, ho ancora 10 minuti e vi faccio due. No, perché essenzialmente quello qui appunto me l'ero lasciato come tampone, diciamo, per vedere, non ero sicurissimo del tempo che ci avrei messo. Qui vi volevo dare un'idea di come si studia queste cose. Se noi abbiamo un promotore, di cui sappiamo ben poco, e dice, ma ci sono
degli elementi che sono importanti per la sua promozione, per la sua regolazione. Una delle cose che possiamo fare è di, con l'aiuto delle tecniche del DNA ricombinante, creare un gene, diciamo, sintetico, per così dire, cioè essenzialmente utilizzando un plasmide, in cui noi cloniamo questa parte qui, che è la parte che noi pensiamo sia di regolazione, per cui a monte della Tata Box, quella zona come nella metallotioninia che abbiamo visto prima, no? La cloniamo in questo punto, a monte di un gene che ovviamente mettiamo noi per nostra comodità, un gene che si possa riconoscere facilmente. Per cui se io trasfetto questo costrutto in una cellula, se questo promotore funziona, la cellula, per esempio, se faccio esprimere la Green Fluorescent Protein, questa è una proteina che mi fa diventare la cellula verde. Se io la illumino con raggi ultravioletti, diventa verde. Per cui io posso facilmente capire se il gene viene espresso o meno. Allora io qui, ovviamente l'esperimento inizia, devo prendere un pezzo che sicuramente mi induce la trascrizione, deve avere un controllo positivo, per cui mi induce la trascrizione, ok, allora vuol dire che questo frammento che io ci ho messo dentro è un promotore attivo. Allora cosa comincio a fare? Comincio a tagliarne dei pezzi, a toglierne dei pezzi, per cui faccio un costrutto in cui taglio via questo pezzo, un altro questo, faccio una scannerizzazione di tutta questa parte togliendo pezzi diversi e vedendo cosa succede. E allora io cosa vedo? Vedo che, per esempio, tolgo questo primo pezzo, essenzialmente non succede nulla. Questo è il controllo positivo. Scusate, qui purtroppo mi è saltato un po' di disegno. Qui c'era dei segni più, qui c'era tre più, come dire, che è fortemente attivato. Anche il secondo c'ha tre più. Per cui tagliare questo primo pezzo non ha nessuna conseguenza, ma invece tagliando per esempio questo pezzo e questo pezzo si vede che la trascrizione viene invece totalmente annullata. Perché? Perché qui ci deve essere qualcosa di importante. Poi andiamo avanti, tagliamo questo pezzo, non succede assolutamente nulla, vuol dire che questo pezzo non è importante. Togliamo quest'altro pezzo, di nuovo la trascrizione cade. E così via. Cioè in pratica noi, andando poi a vedere, a mettere insieme tutti i pezzi che abbiamo tolto, mi dispiace che è andato via questa parte, togliendo tutti i pezzi noi possiamo ricostruire dove sono gli elementi importanti per sottrazione. Ok? Per cui, di nuovo, se io tolgo questo primo pezzo, non succede nulla, posso dire, ecco, questo pezzo qui non ha importanza nella regolazione della trascrizione. Questo secondo pezzo sì, perché se lo tolgo la trascrizione o diminuisce o addirittura viene meno. Per cui in questa maniera io posso costruirmi una mappa delle zone dove ci sono gli elementi importanti di regolazione. Poi ovviamente ci dovranno essere ulteriori esperimenti per capire meglio, ma come esperimento iniziale è un esperimento, diciamo, non semplicissimo, ma diciamo relativamente fattibile alla portata di qualsiasi. Con quest'altro esperimento, che è un po' più moderno rispetto a quell'altro, noi qui vediamo un'altra cosa. Il primo era per identificare sequenze in un certo promotore. Questo invece è per identificare in generale sequenze che legano specifici fattori. Per cui io sto studiando un certo fattore trascrizionale, no? Qui prima stavo studiando un promotore. Io qui invece studio un certo fattore trascrizionale che io ho scoperto, so che per esempio agisce sul gene X, ma mi piacerebbe sapere, questo fattore trascrizionale, per esempio il GRE, cioè so che agisce sulla metallotionina, ma andiamo a vedere su quali altri geni agisce. È una notizia molto importante, vedere se sono 10, 100, 1000 geni diversi. Allora cosa si può fare? Si può fare questo che si chiama chromatin immunoprecipitation. Chromatin vuol dire che noi prendiamo la cromatina, cioè prendiamo i nuclei, purifichiamo i nuclei delle cellule e poi purifichiamo in maniera molto mild la cromatina, cioè lasciamo la struttura essenzialmente del DNA legato alle proteine, che vuol dire anche legato ai fattori trascrizionali, per cui al DNA sono legati i fattori trascrizionali, e poi
facciamo quello che si chiama un cross-linking, per cui con la formaldeide si riesce a legare covalentemente le proteine al DNA, in maniera tale che questi fattori trascrizionali, in cui ovviamente finora abbiamo sempre parlato di legami ampiamente deboli, le interazioni sempre deboli, un fattore trascrizionale si lega con interazioni deboli che sono facilmente staccabili, no? Qui si sta facendo una cosa che in natura non esiste, si crea un legame covalente. Poi si spezzetta per sonicazione o per digestione con enzimi, si spezzetta il DNA. Si spezzetta il DNA in maniera che rimanga legato ai fattori trascrizionali un certo frammento di DNA, che è l'elemento che il fattore trascrizionale ha riconosciuto sul DNA. A questo punto, se io studio questo fattore trascrizionale, ovviamente avrò anche degli anticorpi che lo riconoscono, allora io tratto con anticorpi, si forma un aggregato molecolare molto pesante che io posso centrifugare. E questo è, se io metto anticorpi specifici contro il fattore trascrizionale giallo, ovviamente dovrebbero ignorare tutti gli altri fattori trascrizionali, per esempio questo rosso o tanti altri. Allora in questa maniera io precipito, per cui precipitare vuol dire purifico i fattori trascrizionali legati al frammentino di DNA. Poi con un'altra reazione chimica si stacca il DNA, poi lo si amplifica per PCR e a questo punto noi possiamo, per esempio per sequenziamento del DNA, caratterizzare tutte queste sequenze. Caratterizzare una sequenza, che potrà essere 50, 100, 200 basi, vuol dire oggi sapere esattamente dov'è, perché se noi abbiamo la sequenza, prendiamo il computer, andiamo a fare una ricerca sulla sequenza totale del DNA umano e che in pochi secondi abbiamo subito la risposta dove esattamente stanno sul genoma queste varie sequenze. In questa maniera io dovrei avere un panorama, ovviamente che dovrà essere ulteriormente confermato, di dove sono le sequenze che sul DNA vengono riconosciute da quel fattore. Ecco, io per finire appunto... Niente, vi ringrazio per l'attenzione e volevo appunto sottolineare il fatto che oggi noi ci siamo concentrati sulla prima parte, lo vedrete anche nella prossima lezione quando parlerete di modificazione della cromatina e degli istoni, mentre invece sarà molto interessante andare a vedere quell'ultima parte dell'interferenza RNA nella lezione successiva. Grazie. Allora, io ringrazio di cuore Giovanni per questa splendida lezione e vi chiedo di fare domande a cuore aperto, di qualsiasi tipo, e poi dopo riprenderemo la discussione dopo il coffee break, perché vorrei cercare di lavorare fino alle 6, perché avevamo previsto di lavorare dalle 3:30, sì, dalle 3:30 alle 6. Però vorrei, in realtà poi... Se avete tante domande andiamo avanti e poi faremo il coffee break come ultimo. Intanto partiamo con le domande. Una curiosità. Quando si è visto i fattori trascrizionali a pinza, no? Ma come si fa a superare l'involucro di proteine del cromosoma, insomma, che racchiude il DNA? Sì, dunque, il signore ha fatto una domanda molto interessante, cioè suppongo sia questo, cioè che il DNA è appunto la struttura nucleosomica del DNA in qualche maniera, del genoma, in qualche maniera sequestra il doppio filamento del DNA. In effetti questo è un problema molto molto importante e purtroppo non l'ho potuto affrontare nella sua pienezza, e infatti è ovvio che sta venendo fuori qualcosa, qualche illogicità in quello che ho detto. Ecco, in realtà i due fenomeni di riconoscimento dei fattori di trascrizione e di smantellamento della cromatina sono in realtà due fenomeni che vanno avanti
insieme, cioè delle volte i fattori trascrizionali riescono ugualmente a riconoscere il DNA anche in una forma di cromatina abbastanza chiusa, ma altre volte in realtà è già cominciato il processo di smontaggio della cromatina e i fattori trascrizionali più facilmente riescono a riconoscere. Chiedo ancora appunto di essere abbastanza liberi di fare qualsiasi tipo di domanda ora, poi durante il coffee break ci confrontiamo e poi eventualmente dopo possiamo continuare, ma se avete domande impellenti, questo è il momento. Allora, sì. Salve, buonasera. Io volevo sapere se c'erano delle applicazioni per la clinica, per esempio per la CIP che abbiamo visto adesso, oppure se diciamo uno stato ancora un po' embrionale questa tecnica. No, la tecnica non è allo stato embrionale, è che non, diciamo, le risposte che dà sono risposte di soprattutto di ricerca di base, direi. Alla clinica poi alla fin fine tutto è connesso, cioè noi siamo grandi supporter della ricerca di base perché crediamo che fare ricerca di base che tante volte sembra fra virgolette inutile, per esempio dal punto di vista della ricerca clinica, in realtà poi l'esperienza ci dice che accumulare conoscenze vuol dire che poi prima o poi servono. Per cui ecco, un'applicazione direttamente clinica di queste cose non ce la vedo se non come studio di problemi clinici. Se per esempio c'è un proto-oncogene che viene attivato a oncogene nel processo di tumorigenesi e questo è un fattore trascrizionale e ne abbiamo molti esempi, è ovvio che con queste tecniche noi possiamo studiare molto bene come questo fattore trascrizionale si comporta in queste situazioni patologiche. Ecco, in questo senso sono come dei tool, degli strumenti che servono per studiare un po' in generale, come se si dicesse il sequenziamento del DNA, è ovvio che è utile anche per la clinica come per la ricerca di base. Sono delle tecniche di base che servono per capire meglio come funzionano questi processi. Allora, noi possiamo bene continuare dopo la pausa. Ora andiamo tutti qui nel corridoio di sinistra, dopo un paio di angoli ci sarà il luogo e poi io vi chiedo veramente di ritornare così possiamo continuare a lavorare. Entro le 5:30, un po' prima, 5:25 qui. Mi dispiace interrompere questo che in realtà il coffee break in realtà non è un momento così di rilassamento, ma è il momento in cui poi ci si scambiano le opinioni e vengono fuori le domande. Però purtroppo oggi abbiamo avuto meno tempo, spero che nelle prossime occasioni questo momento sia un po' più lungo e ci dia più possibilità di organizzare la mente. Quindi vorrei procedere con una discussione riguardo questo argomento. E io vi chiedo, sono anche un po' curioso, questa fa parte della mia curiosità, se avete trovato difficoltà o comunque qual è il vostro approccio didattico in classe riguardo a questo argomento. Cioè vorrei capire per esempio vi chiedo se avete delle domande specifiche da rivolgere a Giovanni. Molto bene. Buonasera, io proprio a questo proposito volevo chiederle, io insegno, c'è una quinta scienze applicate e nei programmi che ci sono attualmente anche nei testi più nuovi ci sono tutte queste particolarità, diciamo. E le chiedevo se ritiene utile che si scenda in particolari così
insomma, accurati, diciamo, con i ragazzi, perché mi sembra che facciano un po' fatica, visto che loro, insomma, praticamente tutto insieme, si parla di DNA, cromatine, stoni, insomma, non è che c'è tempo di farlo prima della quinta, perché poi sì, si fa un po' le biomolecole in terza, però insomma i programmi sono molto densi e le ore sono poche, per cui ci troviamo a fare un po' una... insomma, un pienone di cose e scendendo, cioè sul libro ci sono anche tutti questi, diciamo, sui libri più nuovi, insomma, e ci sono anche tutti questi particolari, ecco. Sono un po', a volte, cioè, io mi ci entusiasmo e mi piace, perché insomma, però mi sembra che a volte loro facciano un po' fatica a recepire. Sì, diciamo, la mia risposta è un pochino da inesperto, perché è ovvio che io non ho proprio nessuna esperienza delle scuole medie superiori, dove capisco che le difficoltà siano molte. Io in fondo ho 70-80 ore di lezione per un programma vasto, ma che posso cominciare da una parte e svilupparlo, è una situazione molto diversa. Ecco, quello che io penso è questo, che forse lo sforzo, e anche questo mio intervento di oggi speravo fosse in questa direzione, cioè in cui io vi ho dato alcuni esempi, non vi ho fatto una spiegazione, come dire, molto vasta, no? Ho fatto alcuni esempi nel tentativo, come cerco di fare sempre, di dare un inquadramento generale di un qualcosa che abbia una logica. Forse è questo che va fatto anche con i ragazzi, cioè di riuscire non tanto di dargli delle nozioni particolari che forse lasciano un pochino il tempo che trovano, ma di fargli nascere un interesse, per cui soprattutto fargli capire le logiche di come funziona una cellula, di come funziona un organismo, perché poi sulle cose particolari, se a uno gli nasce un interesse e poi farà biologia, biotecnologie, medicina o cose del genere, ci si penserà all'università a dargli invece delle nozioni più precise, ma anche in quel caso senza tralasciare la visione generale, perché sennò si annoiano, cioè non è così che bisogna fare. Probabilmente alle scuole medie superiori bisogna far veramente nascere l'interesse, porre dei problemi più che dei dare notizie, far vedere il quadro globale, il perché di una certa cosa. Cioè, il discorso che facevo all'inizio, che per voi sarà stato un pochino banale, ma forse è un qualcosa che fa bene farlo agli studenti, farli vedere cosa vuol dire la duplicazione, cosa vuol dire trascrizione e traduzione, la regolazione, anche senza scendere nei particolari, ma facendo vedere qual è la logica del sistema, perché poi alla fine è un sistema che ha una sua logica ben precisa, e è questo che bisogna, secondo me, sottolineare. Secondo me, per esempio, una cosa che potrebbe essere utile, sempre a rigore di logica e per aiutare il ragionamento dei ragazzi, è riprendere per esempio gli helix loop helix o le zinc finger per spiegare il funzionamento delle proteine. Il fatto che il DNA, per esempio, non è che c'è bisogno sempre solo di altre basi azotate per leggerlo, codificarlo. C'è l'importanza, per esempio, delle alfa eliche, perché si fanno le alfa eliche quando si fa la struttura proteica, e questo è un bel modo per fargli vedere uno degli usi. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere utile. Poi andare nel dettaglio con loro, sinceramente, muoiono. Sì, sì, ma ecco, io penso che oggi quello che ho fatto, ma non... mi accorgo neanche per scelta, perché mi sembrava la cosa giusta, cioè in fondo non ho introdotto concetti molto, molto difficili, certo forse alcuni per uno studente sì, però diciamo erano tutti concetti relativamente semplici, non c'era nessun presupposto di chissà quale chimica o fisica o cose del genere, anche in termini biologici. Sì, certo, bisogna sapere un pochino la struttura delle molecole, come è fatto il DNA, come è fatta una proteina, lì non se ne esce, però mica tanto di più di questo alla fin fine. E è una cosa, io per dire anche con i miei studenti, è ovvio che con loro
pretendo per esempio che si fa biologia molecolare, si parla di DNA e di RNA per un intero semestre, se vi chiedo scrivetemi la formula di un dinucleotide, e lo voglio, cioè non se ne esce, no? Quindi, però di fatto lì è qualcosa di più, perché allora si va sulle specificità, so, per esempio quando parlo dei fattori trascrizionali io li faccio vedere anche esattamente quelle sono le interazioni tra specifici aminoacidi dei fattori con specifiche posizioni delle basi azotate sul DNA, ma queste sono tutte cose ulteriori. Si può dire queste cose anche con una certa semplicità, tentando di caricare il meno possibile. Quello che dicevo prima, tentando di far vedere la logica, far vedere che un'alfa elica è una conformazione proteica che l'evoluzione ha definito, ha appunto selezionato come particolarmente adatta per fare proprio quel lavoro, inserirsi nella doppia elica del DNA e leggere la sequenza di DNA. Io vi chiedo, ho una curiosità, che è una curiosità personale, e vorrei sapere qual è, cioè se i ragazzi capiscono bene la differenza dell'espressione genica che c'è in un organismo unicellulare rispetto a quella che c'è invece negli organismi superiori, che poi volendo parte del focus della lezione di oggi, cioè, perché per la sensazione che ho fino a un po' di tempo fa nella scuola media superiore si insegnava, ecco, l'operone del lattosio e lì finiva, diciamo, e vorrei capire se, perché poi, e poi questo è, diciamo, il capire quello che il professore Augea oggi ci ha spiegato è intimamente connesso al capire come avviene il differenziamento cellulare durante lo sviluppo di un organismo. Ovviamente questa risposta varia da scuola superiore a scuola superiore, perché se si parla di un biennio ITI, un biennio del commerciale, ci sa quell'anno solo che si fa biologia e è già tanto se si arriva alla Cooperon. Quando siamo negli scientifici, allora specialmente le scienze applicate, più ore, più tempo, ragazzi più motivati che dovranno andare all'università, allora giustamente bisogna instillare qualcosa di più della classica sequenza DNA, RNA, proteina, no? Perché se no arrivano all'università e dicono, Dio, ma allora c'è un mondo tutto nuovo, cioè, invece averci già l'idea che sì, la sequenza di base è quella, ma nel mezzo c'è un mondo, insomma, di regolazioni su e giù, e ovviamente li apre la testa, li apre a nuove curiosità. Quindi dipende un po' anche da chi siamo e dove si insegna, ecco. Sì, grazie. Effettivamente tutto dipende dalle ore a disposizione, dall'insegnamento. Personalmente, ma questa è una cosa proprio squisitamente personale, quindi non... No, sì, è certo, non prendete questa mia considerazione come... Però io penso che anche per cercare di attrarre di più l'interesse e la curiosità di uno studente, di un adolescente, possa valer la pena andare meno in dettaglio nell'operone del lattosio e dire che abbiamo appunto tutti questi 25.000 geni e il fatto che ci organizziamo in tessuti e organi vuol dire che in tessuti e organi diversi solo alcuni di questi vengono trascritti e tradotti, e delle volte quando questo meccanismo di controllo non funziona bene si forma un tessuto sbagliato nel posto sbagliato che si chiama tumore. Allora magari questo può attrarre l'attenzione degli studenti e li invoglia a seguire una lezione come quella che ha fatto oggi il professore. Non lo so, però questa è una considerazione personale. Ci sono domande? Allora, mi ha anticipato
Io ricordo proprio a questo riguardo, ricordo che per noi docenti c'è un test che io penso siamo tutti concordi nel riconoscere come una sorta di Bibbia, cioè se c'è una Bibbia fra i testi di biologia molecolare delle cellule, è proprio questo libro che si chiama Biologia molecolare della cellula e che è edito anche in italiano. Il primo autore dei vari, che sono tutti molto famosi, si chiama Albers, e quindi io penso che veramente molto di quello che ci ha raccontato il professore oggi, quindi voi lo sapete tutti, ve lo ricordo, però non mi stanco mai di ricordarlo. E ci sono nelle ultime edizioni trattate anche le parti di modificazione della cromatina, l'epigenetica delle modificazioni istoniche e gli RNA non codificanti, questi argomenti per i quali noi abbiamo deciso di fare epigenetica, che sono molto attuali. Ci sono? No, domanda. Io insegno nel liceo delle scienze applicate e naturalmente abbiamo i libri, sono meravigliosi quelli che usiamo, trattano anche queste parti che sono più all'avanguardia, però dal punto di vista didattico ci si aprono probabilmente due possibilità: o fare un excursus storico delle tappe che hanno portato anche attraverso tutti i vari premi Nobel alla scoperta, alle scoperte a cui siamo arrivati oggi. E questa è una cosa che ai ragazzi, comunque, nonostante che è un racconto, piace sentire che negli anni 20 è successo questo, negli anni 40 è successo quest'altro. Però, io siccome vado a cercare poi anche nei siti americani, nella scuola appunto statunitense c'è una grande varietà di animazioni e anche esperimenti simulati. Perché ovviamente nelle scuole non si possono fare attività pratiche a questo livello e la tradizione appunto americana è quella di mettere con delle semplici indicazioni anche delle simulazioni o anche la possibilità di fare appunto degli esperimenti, come se facessero degli esperimenti, quindi vedono che cos'è la Eppendorf, vedono che cos'è la pipetta automatica, insomma ma fanno delle attività, perché ecco, andare troppo sul, nonostante che a me piace, ecco, andare troppo sul tecnico e senza fare la parte pratica è sicuramente antipatico, perché svincola i ragazzi dalla realtà quotidiana. No, io vorrei dire una cosa tutto sommato piuttosto banale. Ecco, diciamo che di questa disciplina qua della biologia sono abbastanza nuovo, perché sono geologo, ho finito il dottorato da poco, mi sono trovato a insegnare biologia e intanto veramente complimenti per la lezione, perché è una persona che gli mancano sicuramente dei mattoncini, non mi sono perso niente. Volevo dire una curiosità, diciamo, quando si parlava delle dita con lo zinco, a me è venuta in mente una nozione geologica del capire perché lo zinco si legasse con lo zolfo, perché per me è naturale pensare ai solfuri di zinco. Quindi con questo esempio vorrei dire che secondo me bisogna tanto lavorare con i ragazzi sull'interdisciplinarità, perché se riescono a mettere insieme la grossa quantità di lezioni che possono apprendere da altre discipline affine, ma anche non necessariamente affine, da tutto quello che gli arriva, secondo me poi alla fine quello giocherà un ruolo determinante nella loro preparazione. Quindi secondo me, con questo esempio banale che mi è venuto in mente, insomma, volevo un po' calcare dal mio punto di vista l'importanza di attingere da altri esempi e non limitarsi al proprio campo, perché per me in questo momento sto sopravvivendo così, diciamo, nell'insegnamento. Tutt'altro che banale, direi. Il professor Cattaneo ha detto tutt'altro che banale. Io, scusa. Io concordo.
Ah sì, no, volevo rispondere un attimo alla professoressa che è intervenuta prima, no? Io ora su questo fatto ho delle posizioni che spesso sono molto contestate anche dai miei colleghi, sul fatto che io per esempio non credo molto a livello universitario alle cosiddette esercitazioni, no? Cioè sono cose, molti dicono si fa poca pratica, io diciamo le vedo un pochino, io ora sto parlando a livello universitario, delle volte non molto molto interessanti, cioè nel senso vanno fatte ma senza esagerare, cioè c'è chi dice l'università bella sarebbe quella in cui poca teoria e tanta pratica, ecco, no, proprio no, l'università è tanta teoria e poi certo un po' di pratica. Io per dire nel corso di biotecnologie, che è il corso dove insegno di più, lì come funziona? Sì, ci sono le esercitazioni che servono per far capire, come diceva lei prima, come è fatto un Eppendorf, come è una Gilson, come è un banco di lavoro, per imparare queste cose, e poco di più, perché poi la vera esercitazione, e noi lì lo facciamo con molta serietà, è la tesi, anche se ora nella triennale non è più una tesi, ma sono sempre 3-4 mesi in laboratorio in cui questi studenti si affiancano a chi lavora e fanno lavoro di laboratorio. Lì veramente si impara, stando 8 ore il giorno in laboratorio, a fare esperimenti che altri hanno pensato, ma che intanto uno fa. Lì si impara. L'esercitazione di per sé al banco, secondo me, lascia un pochino il tempo che trova. Per cui anche nel suo caso, diciamo, starei attenta, cioè nel senso che è vero che ci vuole anche una visione pratica, però secondo me è forse più importante quello che dicevo prima, dargli una visione generale che possa far nascere un interesse, poi semmai arricchita anche da una parte pratica, ma senza, secondo me, questa è ovviamente una mia opinione da inesperto, senza esagerare, perché poi se no diventa veramente anche un giochino, cioè non è facile, fra l'altro non è facile legare la pratica alla teoria, e d'altronde è inutile fare la pratica senza la teoria, se no di nuovo è un giochino, no? E per cui ci vogliono tutte e due, ci vuole molta teoria e semmai un po' di pratica. Io mi vorrei collegare a varie cose che sono state dette sia dagli insegnanti che dal professore e da Federico, e perché sono stati secondo me toccati dei punti molto molto importanti. Parto dalla fine, questo dell'esperimento pro o contro. Allora io ho una pratica che noi, Federico riconoscerà, che noi facciamo anche spesso con i nostri studenti agli esami di ammissione. Quello che è importante è immaginare un esperimento. Allora, questo è un esercizio, secondo me, didattico molto, molto valido. Una volta che uno ha posto i concetti principali, porre una domanda e cominciare a chiedere ai ragazzi come faresti tu a rispondere a questa domanda. Ma anche su esperimenti fondamentali. Adesso nomino un nome che è stato nominato stamattina, prima, John Gurdon. L'esperimento di John Gurdon, che è un caposaldo degli argomenti detti oggi, ovvero sia la domanda di se le CEU differenziate abbiano o non abbiano lo stesso DNA. Allora, questa è una domanda semplice, si dice in 3 parole, è stato un caposaldo della biologia ed è alla base di tutto quello che è stato detto oggi. Allora, per rispondere a questa domanda con la fantasia dei ragazzi, ci si passano delle ore. Come faresti tu, data questa domanda, a rispondere? Ma questo è solo un esempio, si può fare anche in tante altre cose. Quindi io concordo con poche nozioni e le domande importanti. Per esempio è stato detto da un insegnante, ci sono vari modi di leggere il DNA, non si può fare con il DNA, l'RNA lo legge, ma si può fare con le proteine, questo è un... oppure, insomma,
partire dalle domande, poche nozioni e molte domande, e poi gli esperimenti, la scuola lo sappiamo com'è, anche l'università, non possiamo pretendere di portare i ragazzi a scuola, ma possiamo pretendere, non a scuola, scusate, il laboratorio, ma possiamo davvero farli correre con la fantasia di fare un esperimento, e questo se io vedo che noi, insomma, i ragazzi rispondono. Grazie. Può dire a... Scusate, sto un attimo a sedere perché ho un problema al ginocchio. Proprio riflettevo ora con questo che stavi dicendo te ora, ora al coffee break una docente mi ha fatto una domanda che devo dire spiazzante, no? Spiazzante, poi uno ci pensa un attimo e gli dà un'inquadratura, cioè era una domanda molto semplice, ma perché... Se prendiamo un cloroplasto non lo possiamo mettere, se lo mettiamo in una cellula animale non sopravvive. No? C'è una domanda che lì per lì dice: ma come funziona? Perché no? Perché poi uno ci pensa un attimo, ora io forse con una certa esperienza che posso avere, in poco tempo posso, come dire, dare alcune risposte, spero anche convincenti. Altrimeno, però, questo è proprio veramente un esempio di questo, di fare una domanda che non capita spesso, perché noi siamo abituati ormai, come dire, nella pratica di laboratorio a esperimenti molto, molto precisi, dove le domande sono sempre più piccole. Qui oggi abbiamo parlato di domandone, insomma, ecco, noi facciamo domandine che sono fondamentali, ma sono spesso piccole, ecco, anche cose di questo tipo, in effetti la vedrei un'esercitazione molto molto interessante. No, la risposta è che in effetti un cloroplasto ormai, se in un primo momento era stato un batterio indipendente, è diventato qualcosa che non è più indipendente dalla cellula, e la cellula vegetale con l'evoluzione ha imparato a fornire al cloroplasto un'enorme quantità di proteine che il cloroplasto ha perso come capacità di produrre, per cui il cloroplasto sta nella cellula vegetale perché la cellula vegetale gli fornisce tutti questi componenti. Se lo mettiamo in una cellula animale ovviamente non funziona, fatto salvo poi tutte le altre interazioni che certamente ci sono tra la cellula e come? Beh, quello è già un altro problema, diciamo, direi di secondo ordine, ma importante. Allora, io so che molti di voi purtroppo sono legati dai tempi di trasporto, hanno famiglie, eccetera, eccetera. Quindi io vi ringrazio veramente il professore e vi do appuntamento alla prossima lezione, che è sulla cromatina. Se non ci sono altre cose da dire, a presto. Ah, chiaramente queste lezioni, scusate, questa lezione... verrà messa online, sarà possibile rivederla in streaming collegandosi al sito, quindi il sito della Scuola Normale Superiore, parola chiave Lincei, lezione Lincei, si dovrebbe facilmente arrivare al link per poi rivedere tutta la lezione. Chi di voi mi aveva chiesto di poter firmare? Andiamo. Grazie ancora, arrivederci.